Da quella speciale notte di Natale, Jude fa un sogno ricorrente, di lui bambino insieme a sua sorella gemella Kate, nella casa che i loro genitori misero su con pochi risparmi e infinito amore. Flamilabu. Wyamuk obwis. Savrim lomish. Quell'amore svanito il giorno in cui tutti i suoi cari si misero in viaggio per raggiungerlo, andando incontro ad un terribile incidente da cui solo il nipote Luke uscì illeso. Quell'amore mancato per troppo tempo e che ora insegue come un mantra, cercando di fargli sempre più spazio nella sua vita. Salve amici e benvenuti a una nuova puntata di The Sims 4! Oggi cominciamo da qui perché voglio farvi vedere una novità che riguarda Luke, il nipote di Jude. Il ragazzo si è finalmente sistemato grazie all'aiuto dello zio che lo ha riportato un po' sulla retta via, ha trovato un lavoro e ha preso casa da solo. Questo appartamentino qui, proprio vicino a quello di Hilary e di Mark e Sofia. Sono tutti qua praticamente. E ora ve lo mostro. Ed eccoci qua. Questa è la sua cucina, subito all'ingresso. Ho utilizzato le stanze, quelle già pronte, e le ho un po' sistemate in base all'appartamento. Quindi vediamo questi mobili che sarebbero poi quelli usati, leggermente rovinati, che costano meno, che hanno inserito proprio con l'espansione Vita in Città. Poi qui ho messo un divisorio, ho posizionato la scrivania, una piccola scrivania con il computer. Anche le pareti che ho scelto sono quelle dell'espansione, vedete un po' rovinate. Poi abbiamo questo salottino, e ho messo la sua chitarra e un microfono per farlo esercitare. Qui abbiamo la camera da letto, molto semplice, e un piccolo bagno. Probabilmente avrete già notato un cambiamento in Luke, infatti si è dato proprio una sistemata, ha tagliato i capelli e ha modificato un po' il suo look. Ve lo mostro più da vicino. Ed eccolo qua, decisamente meglio direi. E per quanto riguarda Luke, nella puntata in cui ve l'ho presentato, alcuni di voi mi hanno fatto notare la sua pancia. E tornando nel loro appartamento, infatti avevo notato che presentava proprio i sintomi di stranezza che appaiono quando un sim maschio viene rapito dagli alieni e torna incinto, ecco. Perciò mi aspettavo che nascesse un piccolo bebè alieno. E invece no, perché sono tornata i giorni successivi a controllare e oltre a non essere nato niente, a lui erano passati tutti quegli strani sintomi. Perciò non saprei proprio come spiegarmelo. Niente bebè alieno per il momento. Ed eccoci di ritorno da Jude. Oggi trascorreremo un po' di tempo con lui perché una di voi, Simo Sim, mi ha chiesto di fare un video dedicato anche alla sua infanzia, ma ho pensato di fare una cosa diversa per non annoiarvi con la solita solfa, avendo già ben 4 video con l'infanzia dei nostri personaggi. Ho voluto farvi comunque vedere Jude da piccolino, da bebè, ma con una modalità differente. Ora siamo qui a casa sua. Perché volevo farvi notare che ha apportato alcune modifiche. Ha cambiato un po' i colori della casa, alcuni dettagli. L'ha resa, diciamo, meno mascolina. Cosa avrà in mente il nostro Jude? Lo vedremo quest'oggi. Ora è al lavoro. Non ricordo se vi ho mai detto che lui è un politico. Al momento è al secondo livello, è un saggista della campagna. Oggi vedremo la sua relazione con Hilary dal suo punto di vista, però. A casa
che ora stacca dal lavoro alle 15. Ok, ci siamo quasi. Jude è tornato dal lavoro. Andiamo in bagno e proviamo questo gabinetto che ancora non ci è mai capitato. Usa e ricevi il massaggio. Vediamo un po'. Guarda se che faccia. Oh, shishitao. Hey. È bello ciò che è bello. Sollievo per il massaggio. Ricevere un massaggio può rinvigorire il Sim ovunque lo ricevano. Bene, buon per lui. Adesso dovrebbe divertirsi un momento. Quindi guarda la TV. Questo è un mega televisore. E poi invitiamo Ilari in un bel posticino. Siamo venuti in questo ristorante giapponese molto caratteristico. Ho voluto chiedere un appuntamento a Ilari, così vediamo se riusciamo a portare a termine gli obiettivi. Guardate che meraviglia, l'ho scaricato dalla galleria. Qui c'è il menu. Questa è la postazione per il direttore di sala. Poi qui abbiamo la cucina a vista. Qui la zona bar. Tutto circondato da questo laghetto meraviglioso. Qui dovrebbero esserci i bagni. Qui c'è Will. Sto pensando a Rachel, ma che carino. Forse c'è anche lei nei paraggi. Splendore, qui ci sono tutti i tavolini. E di qua? Ah, altri tavoli. Poi si sale di sopra. Abbiamo una sala con altri tavolini a poltroncina. Ecco Rachel, avete visto? Molto romantico qui su. È proprio una salettina privata. Wow! Anche se mi piacerebbe più stare qui come atmosfera. Vediamo dove ci fanno accomodare. Ah, di sopra. Ecco, nella salettina. E beh, dai, siccome Giuda ha qualcosa di importante da dire, ha chiesto questa sala privata con anche la musica. Flirtante, appuntamento eccitante a cena. Ok, adesso gli obiettivi: socializza con il Sim, scambio impressioni sul cibo, racconta barzellette. Chiedi della giornata. Perché Absolutamente. si è alzato in piedi? Non si sa. Poi complimentati per l'articolo recente. Però siediti, caro mio. Oh, Carzini Pomeroy. Oh, you're through here. Turinga? Nayula. Discuti degli interessi. Bruhana Fabisi, Arvani Shopshim, Zubar. Entusiasmati per la torta alla frutta. E Bisik Musma poi magari scegliamo anche cosa mangiare. Oh. Seneca Bispa Plo Nide. Bruhana Dalopa. Allora, io direi di fare. Visto che Giuda è pieno di soldi, approfittiamone. Vino bianco il più costoso per entrambi. E poi lo chef consiglia. Il nigiri. Ma sì, dai, per tutti e due. Fazoo, Kismoy. Racconta una barzelletta Alive. sui vampiri. Poi aneddoto divertente. Ibarra? Vedish. Hamplin? Intanto abbiamo completato l'obiettivo principale. Ora ci chiede di fare conversazioni profonde. Dice:
Atmosfera romantica per i tratti del lotto. Eh sì, ho scelto io questo tratto. Poi vai alla grande e continua con le barzellette. E circondamento snobistico, e sim snob amano stare con altri sim snob. Infatti loro sono snob entrambi. Ah, ecco la pappa, vediamo. Eccellente, normale. Eccellente, normale, ok. Sibuna Torbel Farbe. Payfin. Karshin. Dibble with Varspa. Disgrobble. Scambio impressioni sul cibo. Ma non è un appuntamento romantico questo. Non c'è alcuna interazione sul genere. Sembra che Giuda stia avendo un po' di difficoltà con quelle bacchette. Non c'è nulla riguardo il cibo. Bene, ora Giuda dovrebbe fare una cosa molto importante. Adesso che Luke ha preso la sua strada, innanzitutto vuole dare a Hillary la chiave del suo appartamento e poi proporle una futura convivenza. Ovviamente ora sa che lei deve prendersi cura dei suoi figli, però quando anche loro andranno via di casa potranno vivere insieme. Quindi dai la chiave dell'appartamento. Tiru Oberoi. Adesso facciamo bacio appassionato. E ora non c'è invito a casa? Ah, è impossibile, c'è un appuntamento, mi mando un altro evento sociale. Allora, questo lo terminiamo. Un appuntamento leggendario! Wow, medaglia d'oro! Tutti insieme mi sembra un'ottima idea. E allora, paghiamo e andiamo a casa. Oh, non è venuta, e ti pareva? Dovevamo completare in bellezza questo appuntamento e invece niente. Va bene, pazienza, Jude ha fatto quello che doveva fare. Io direi di terminare qui questa puntata un po' speciale. Iscrivetevi al canale, lasciatemi tanti commentini e pollici in su. Come promesso, domani vedrete l'infanzia di Milo e domenica un episodio speciale. Vi mostrerò la crescita di tutti i nostri personaggi finché non sono divenuti giovani adulti. Io vi mando un grande bacione e a prestissimo!